Il padre l'ha chiamato Ingemar in onore dello svedese Ingemar Stenmark, campione dello sci a cavallo tra gli anni 70 e 80. Il papà sperava di vederlo, ha preferito cercare la gloria sul ghiaccio, quelle migliori stagioni della sua carriera. Fino ad oggi ha realizzato 11 gol e 21 assist per un totale di 32 punti, numeri da attaccante. Beh, i gol quelli vengono, cioè sicuramente ogni giocatore gioca per segnare. Quest'anno mi sta andando bene, fino adesso ho segnato 11 gol. Sono contento e spero che non rimaniamo sui 11 gol, che va avanti. Ma non ci sono solo i gol. Gruber sta giocando tutte le partite ad ottimi livelli. Se ne è accorto anche il coach della nazionale Rick Cornacchia, che lo ha convocato per il raduno di preparazione che si svolgerà ad Asiago dal 6 al 10 febbraio. È sempre bello andare in nazionale perché è una cosa importante per ogni giocatore. Penso che rappresentavi l'Italia, allora è la cosa più importante. Vediamo, non mi aspetto niente, vado lì, gioco, faccio il mio gioco e spero che riesco a entrare in nazionale di nuovo. Per come sta giocando è più che meritata, adesso spetterà a Inge rubare il posto a uno dei difensori che già sono negli occhi di Cornacchia. Queste sono scelte che poi spetteranno l'allenatore, comunque sicuramente può far bene. E adesso avrà un'altra chance in azzurro, obiettivo la convocazione ai mondiali di maggio. Io ho fatto due mondiali, sicuramente non ero una pedina molto importante in nazionale, ero uno dei più giovani, però è sempre bello, è un'esperienza che non succede a tutti i giocatori e veramente era bello sia a Petersburgo, il mondiale che ho fatto, anche in Svezia con Pac Cortina che era allenatore quell'epoca, lì siamo scesi, però è sempre un'esperienza bella. Il rapporto tra Gruber e la nazionale si era interrotto qualche anno fa quando il capitano del Renault rifiutò una convocazione del coach Goulet per stare vicino alla figlia. Ho avuto un po' un dibattito con Goulet, però di queste cose non vorrei parlare perché queste sono cose tra me e lui, cosa è successo. E guardiamo in avanti e adesso con Cornacchia è una nuova esperienza per me. Ero già in nazionale, già con Lefley, con Adolf Insa, mi è andato sempre tutto bene. Ma non c'è solo la nazionale, Gruber, capitano del Renault, è una pedina fondamentale per il Rittner Buon, parola di coach Ron Ivany. Ho visto lui tutto quest'anno, buon preparato e anche prima ogni partita lui aiuta i suoi colleghi e teammates e per me ha fatto buon lavoro come un capitano, anche come un giocatore e anche più importante come un persona. Dopo aver alzato la Supercoppa, la squadra dell'altopiano di Renault ha avuto un avvio di campionato altalenante. Nell'ultimo mese però qualcosa è cambiato e vittoria dopo vittoria i Rittner Buon hanno scalato la classifica. Prima cosa all'inizio ci mancava un po' di gente, un po' di giocatori con infortuni e tutto. Adesso da 10 partite finalmente siamo completi, ci stiamo allenando come possiamo con la squadra completa e penso che quella è la cosa più importante. Sicuramente con la squadra completa si può lavorare molto meglio. Penso che abbiamo una parola da parlare anche noi per il campionato ancora. Valpusteria e Bolzano sono avvisate, nella corsa scudetto c'è anche il Renault. E poi c'è l'appuntamento con la Coppa Italia. Nel weekend Gruber e suoi scenderanno nel capoluogo altoatesino con un solo obiettivo, portare il trofeo sull'altopiano.